Lucia, ci siamo spostati all'interno della chiesa, la chiesa grande. Santa Maria delle Grazie, alle nostre spalle, lo state vedendo, è il bambinello di Padre Pio e sono da poco passate le feste natalizie, feste che comunque sono la misericordia, Dio che scende sulla terra e si fa figlio in Cristo e che qui a San Giovanni Rotondo e soprattutto Padre Pio viveva in maniera comunque molto profonda. Che Natale era per Padre Pio? Beh, Padre Pio è un figlio di San Francesco e il Natale è un'emanazione della devozione di San Francesco, quindi è una grande spiritualità di Padre Pio che si manifestava in modo particolare con l'attenzione alla preparazione del Natale, contava i giorni che mancavano ancora dal Natale e se la scuola cantorum non ancora cominciava a cantare i canti natalizi, ma quant'è che cominciate a cantare Tu scendi dalle stelle? Cioè, noi conosciamo Padre Pio come un santo burbero per quanto è nelle case di tutti noi, però c'è sempre questa conoscenza di Padre Pio come un burbero, eppure invece c'è un altro lato di Padre Pio che magari in pochi hanno potuto conoscere. Allora, proprio parlando dal Natale, noi possiamo vedere Padre Pio come sacerdote, come frate, che vive la spiritualità del bambino Gesù, che nasce povero, sofferente, che si dona tutto amore, eccetera. E possiamo vedere come lui vive il Natale all'interno della famiglia religiosa, come componente della famiglia, perché noi vediamo adesso, grazie a Dio, che le famiglie per il Natale fanno feste, tutte, meglio ancora negli anni passati, quando le feste natalizie si celebravano nella propria casa, nella propria famiglia, magari con gli altri parenti. Oggi si va in albergo, si va in montagna, eccetera, però c'è sempre questa attenzione di vivere insieme il Natale. Questo è Padre Pio. Quindi, Padre Pio, mi diceva lei prima, quando usciva dai confessionali, magari ecco, aveva fatto la sgridata perché quello era il ruolo del confessore, e poi invece arrivava in sacrestia e aveva questo sorriso smagliante. Glielo facevano notare, dice, padre, adesso avete finito di gridare, ma io ho dovuto richiamare all'attenzione la gente. Ma io dentro di me sono sereno, no. E quindi ritornando a come Padre Pio celebrava il Natale, scontato tutta la parte spirituale e religiosa, all'interno del convento era una cosa bellissima. Per esempio, la notte di Natale bisognava suonare la sveglia ai frati che stavano ancora a riposare per poi la messa della mezzanotte. Ebbene, un gruppo di frati andava dietro le porte dei frati, quindi immaginiamo che andavano dietro le porte, la porta di Padre Pio. In quell'anno a cui mi riferisco erano dei seminaristi, erano dei ragazzi che bussavano alla porta di Padre Pio. Padre Pio, è nato Gesù bambino, e cominciavano a cantare Tu scendi dalle stelle. Padre Pio apriva la porta, abbracciava tutti e dava 2 o 3 caramelle per ciascuno. Scene delicatissime, bellissime, che pochi conoscono, che pochi diciamo riescono a percepire. Noi la raccontiamo dopo, la fermo qua, ci spostiamo sempre all'interno di Santa Maria delle Grazie attraverso dei percorsi interni e vi portiamo una sorpresa, ci vediamo dopo alle 9:50, tra pochissimo, quindi raccontiamo, finiamo di raccontare la notte di Natale allora. Grazie Antonella, quanta tenerezza,